Ah, finalmente. Chiedo scusa, signori. Immagino che abbiate sete. Cosa vi porto? Scotch con ghiaccio per me, vodka e tonica metà lime. Niente ghiaccio per questo signore. Serata piena. Come ogni sabato. Escono solo i ragazzini. Buon per loro. Siete nuovi del quartiere? Ah, stai scherzando? Ricordo il famoso sit-in tenuto in questo bar. Contro le leggi dello Stato di New York che proibivano agli esercizi pubblici di servire da bere agli omosessuali. Sì, c'è un ritaglio del New York Times appeso all'ingresso. 1966. Io e altri quattro ci siamo piazzati qua in compagnia di 5 reporter e quando ci hanno cacciato abbiamo denunciato la State Liquor Authority. Oh, porca miseria, sei proprio tu? In persona, esatto. Wow. Beh, questo lo offro io, ragazzi. Dovresti vergognarti. E di che? Giureresti il falso per un giro gratis. No, i ragazzi li conoscevo. Ma chi fai? Sì, quella storia l'ha reso famoso. Pensavo fosse famoso per un'altra cosetta. Beh, anche per quello. Che Dio lo benedica. Un brindisi alla sua memoria. A Frank. Anche a Ivan. E chi è? L'angelo del Sussex che ci lascia l'appartamento. Ian. Sì, d'accordo, comunque si chiami, lo benedico. E brindo a lui. Al bello sconosciuto.